con la prima e vediamo chi andiamo a colpire. Pronto? Pronto, buonasera. Scusa, che c'è, signor Claudio? Chi parla? Sono un contadino, Antonio. È un altro. Un cliente, sta a dormire? No, non fa niente. Grazie. Pronto, Claudio? Sì. Buonasera, io sono uno delle delle vicino alla rete, no? Se non può, aspettare un maiale. Vuoi aspettare un maiale? Ma consegna un maiale. Una coppia, una scrofa e no. Mo, io non sono visto arrivare niente, ma mi stica preoccupando, perché è venuto un rappresentante tuo, no? E mi ha detto, quanto preoccupato le consegne, entra a 5 giorni, no? Il rappresentante è mio. Non c'è il rappresentante tu? No. Il rappresentante, io sono il rappresentante di Claudio. No. Sapeva, mi ha fregato quello, eh. Io sono pagato anticipato. Ma ti è arrivato che pagamento? Ma che pagamento, scusa, a me non mi viene, ma che vi stai parlando? Mannaggia, mo se ne va, scusa allora, ma non sono rimasto fregato allora. Per cui mi sono presentato, se io sono il rappresentante di Claudio, quello che prende le porche, allora ha detto, ma io, a me mi serve una scrofa, no? E quella me l'ha venuta, mi sono dato pure i soldi prima. Ma mi dispiace, ma non ti manca di che si parla proprio. Ma come faceva? A me mi serveva, mannaggia, lo porco. Come dammi la scrofa? Che tengo le scrofi? E mo come faceva? Guarda, ma tu mo, se vengo domani mattina, ma vuoi dare due porche così, tanto che ti è stato là? Ma come ti tengo tu mai a scusa, me ne faccio questa fregata, ma che ti tengo tu mai a così? Nelle te così? Come no, nelle posso da così. Ma già mo se ne va, no? E come faccio? Perché io mo avevo promesso a una persona di capito? Che e quelli serveva la carne per Pasqua pure. Ma scusa, quanto serveva questo maiale? Come? Quanto servivano grandi questi maiali? Quando deve essere grande? Ma due quintale. Ne vai a due quintali. No, è troppo? Boh. Quelli che è un po' grosso, cioè, perché questo serve per una festa, capisci? E gli serveva un maiale grosso. E una scropa, perché lui lo ce l'aveva, lo teneva là, a parte per far fare le percelle, capito? Boh. Ma in... Devi fare la porchetta, serve la porchetta, capito? Ma dopo andare a fare la porchetta? È troppo, no, ma è una festa grossa, è una festa di un patrono grosso in un paese, mo non posso fare il nome, ma è grossa, eh. Allora, io comunque non ne tengo le cose qui, qua. Mannaggia, che lo più grosso, quando pesa lo più grosso che ti fa? Ma fa certificato, dove se mi fa certificato non posso fare niente, io devo trenare domani, che devo dove è più qua, già fai. Ma il maiale che ti tu è tembrato? È logico che è tembrato. No, io mai alla cucina, non posso cacciare. Non può fare, una cosa senza bolla, accompagnamento, facciamo, porca. Non posso fare niente. Me lo vengo a prendere io, come se lo volessi portare a fare una passeggiata. Capito, se non lo posso vendere, è così. Beh. Me lo porto fuori là, che fai, perché mi cullare, esci che quelli, che mi vede a me. Come che mi vede? Ma che faccio? Io non posso vendere così, scusa. Lo so, ma io ti pago a te, dopo che... Ma capite che... Ma non è quel il problema, non lo posso vendere. Già cucire dei documenti. Ma tu se facciamo i documenti, tu lo puoi fare questa cosa in documento? Ci vuole documenti, ci vuole 2-3 giorni a fare. Ma c'è la miseria, 2-3 giorni. Tu me lo dai prima, me lo documenti, me lo dico dopo 2-3 giorni, se paghi prima. Sì, a me lo porco mi serve, capito? Mannaggia lo porco. Ma già domani mattina, non lo so, dai, vediamo. Domani mattina ti posso chiamare verso le 6:30. No, ma chiamo alle 8. Alle 8, scusa, vabbè, no, perché visto considerato che a me io sono un po' ansioso, capito? Se ne riesce a concludere. Ma senti un po', com'è? Com'è? Quelli che mi mutano, l'hai identificato tu, com'è? È belle grosse. Ci sta così, io domani mattina. Come si chiama? Come si chiama? Gli date il nome, oppure no? Chi è? Lo porco, te ne un uomo oppure così? Scusa, che nome è lo porco? Non lo so, se... Se c'ha un nome, che ne sai? No, come li conosce, scusa? Vabbè, chiamo un'altra volta. Come? No, aspetta, pronto, Claudio! Acla! Claudio!
Dimmi! Buonasera, no, non andare! Questo è uno scherzo, sono Vincenzo Olivieri, te l'hanno commissionato Claudio, Valerio, Mauro, Angelo e Alberto che stanno qua, applausi! Porca miseria! Porca davvero! Ma che cosa è successo? Quindi ho capito niente, guarda, vabbè, sono cose veramente che non stanno né in cielo e né in terra, guarda. Ma guarda, io veramente ti credo. No, pensavo che te ne stavi andando, se no ti volevo sapere il nome del porco, perché sono... Vabbè. Ti ringrazio. Ti salutano tutti quanti qui dal touch, vienici a trovare così ti puoi vendicare qualche volta. Ciao! Sì, come... Grazie. Pronto? Pronto, buonasera, che è Massimiliano? Chi parla? Buonasera, senti un po', il numero me l'ha dato un amico mio che ti conosce, tu fai un muratore, no? Sì. Ecco, senti un po', io tengo un'urgenza.